Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali. Oltre i titoli, gli approfondimenti, le interviste, le voci dalle Marche, le voci della settimana. A tutti un cordiale saluto da parte di Marco Morosini. In questo spazio informativo di sintesi delle principali notizie della settimana dalla nostra regione non possiamo non partire dal ritorno delle Marche in zona gialla alla mezzanotte tra domenica 31 gennaio e lunedì 1 febbraio, ossia a seguito della scadenza dell'ordinanza vigente. Ad annunciarlo è stato il presidente della regione, Francesco Acquaroli, sulla base delle nuove ordinanze firmate dal ministro della Salute Roberto Speranza. L'Italia si tinge di giallo, eccezion fatta per Puglia, Sardegna, Sicilia, provincia autonoma di Bolzano e Umbria. In zona gialla è consentito circolare dalle 5 alle 22 nel territorio della regione e vietato spostarsi in altre regioni, salvo il ritorno alla residenza, domicilio o abitazione. È consentita una sola visita al giorno a casa di parenti o amici, massimo due persone, più figli minori di 14 anni e persone disabili e non autosufficienti conviventi. I centri e i parchi commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi. La consumazione in bar e ristoranti è consentita dalle 5 alle 18, mentre dalle 18 alle 22 è permesso solo l'asporto di cibi e bevande. Restano chiuse palestre, piscine, teatri e cinema, ma riaprono i musei e le mostre da lunedì al venerdì nel rispetto del distanziamento e delle altre misure di prevenzione. E veniamo ora alle interviste della settimana. Ripartiamo anche dall'emergenza pandemica da Covid-19, parlando dei 100 giorni della giunta regionale Acquaroli. Il presidente della regione ha fatto il punto sull'attività dei primi tre mesi, analizzando diversi temi, e ha segnalato anche come sia stato avviato il cambiamento sostanziale in regione. La gestione dell'emergenza è la priorità e voglio sottolineare gli aspetti che ci inorgogliscono del lavoro già compiuto. Riferisce Acquaroli. L'essere passati in poco tempo ad un aumento dei tamponi da 1.500 agli oltre 5.000 e lo screening di massa a cui si sono sottoposti già 220.000 marchigiani. Ascoltiamo la voce del presidente Francesco Acquaroli. Sono passati in un attimo, impegno veramente grandissimo tra emergenza e progettazione, però c'è anche grande soddisfazione perché oggettivamente purtroppo, ecco, in emergenza non si riesce neanche a far coinvolgere nel progetto, insomma, tante realtà che a noi piacerebbe coinvolgere, perché gli impedimenti sono tantissimi. Però al netto di questo aspetto che ci penalizza la nostra regione, ma penalizza tutti, c'è veramente grande entusiasmo rispetto agli obiettivi che noi riteniamo la nostra regione possa raggiungere. Nell'emergenza sono state gettate le basi per una importante progettualità. Beh, io ho scritto una lettera perché voglio che sia chiaro che al di là di tutti gli indici che si sono alternati in questi mesi, c'è un indice che è su tutti, che è la preoccupazione nostra per la tenuta socio-economica. Riteniamo che il continuo restringimento può andare bene se lo dice il CTS, ma sbatte con una condizione che è molto, a noi preoccupa molto, che è quella di migliaia di imprese e di famiglie che iniziano ad avere una sofferenza importante. Allora vorremmo vedere da parte del governo una presa d'atto importante che coincide con l'ordinanza di chiusura, anche con il contributo alle attività, alle aziende che non possono invece operare, perché diventa veramente difficile comunicare scelte che possono sembrare improprie a chi vede perdere il sacrificio di una vita, vede perdere quello che era riuscito a costruire in tanti anni di lavoro. Il tema infrastrutture non è riassumibile in una battuta, perché c'è il tema del corridoio adriatico, che è un tema essenziale per la nostra regione. Poi c'è il tema intermodale, porto, aeroporto, interporto, e che è un tema altrettanto fondamentale, perché il ruolo del porto e dell'aeroporto e dell'interporto è un ruolo necessario e nevralgico per guardare la nostra regione in una prospettiva anche extraregionale, internazionale. Poi c'è il tema della viabilità che ci collega alle altre regioni, quindi la Fano-Grosseto, la Salaria, la Mezzina, la Pedemontana, le intervallive, che sono
strutture e infrastrutture essenziali per agevolare l'operatività degli artigianati, l'interconnessione della sanità con i territori, per agevolare quella che è anche lo sviluppo economico, turistico e commerciale. Sono livelli diversi su cui noi stiamo cercando di impegnarci, su cui noi stiamo cercando le interlocuzioni con il governo e con tutti gli altri enti che possono appunto sostenerci e darci un contributo fondamentale al raggiungimento del traguardo. Presidente, quanto la preoccupa la crisi governativa? Guardi, a me preoccupa soprattutto l'incapacità di cogliere la gravità della situazione, sia dal punto di vista economico che dal punto di vista lavorativo, e la capacità di interlocuzione tra regioni, sistema sanitario regionale, CTS e governo nazionale. Perché secondo me sono giuste tutte le misure che mettono in sicurezza i territori, ma dall'altra parte sarebbe più giusto che queste misure venissero scelte dopo un confronto che sia oggettivo e nel merito territorio per territorio, perché il rischio che due focolai costringano una regione a un colore, una colorazione piuttosto che un'altra, è un rischio che credo si sia ripetuto più volte. Poi è chiaro che la curva pandemica è una curva che c'è, però credo che bisogna governarla meglio entrando più nelle dinamiche dei territori. Chiudo dicendo una cosa: ieri nella lettera che ho fatto a Speranza sono stato io a proporre al Ministro, come ho fatto in passato, l'ipotesi di introdurre delle ordinanze da parte della Regione, che siano delle ipotesi di giallo rafforzato, che consenta una maggiore operatività, maggiore respiro alle attività economiche durante la settimana, ma poi nel fine settimana, quando il rischio di assembramenti è più alto e più elevato, si può arrivare a delle restrizioni anche da parte della Regione. Questo perché vedo una sofferenza veramente molto forte su troppi settori. Restiamo in regione, oltre 11 milioni di nuovi fondi da destinare alle aree del sisma, che si aggiungono ai 35 milioni già impegnati, e la semplificazione dell'accesso ai relativi bandi, la reintegrazione nelle rotazioni della coltivazione della bietola da zucchero e la creazione del distretto biologico regionale e dei distretti dei prodotti locali certificati. Questi gli argomenti trattati nella giornata di giovedì dal tavolo per l'agricoltura con i rappresentanti e le associazioni di categoria, tavolo che si è riunito con il vicepresidente della regione e assessore all'agricoltura Mirko Carloni. Ascoltiamo le sue parole. Abbiamo fatto un confronto con le associazioni agricole nel tavolo politico strategico, attraverso loro inizia un confronto su delle scelte che la Giunta dovrà prendere, intanto su una ricollocazione di fondi per l'area sisma dedicati all'agricoltura. Vorremmo valorizzare la zootecnia, valorizzare la presenza e il ricambio generazionale nelle imprese agricole. Poi il distretto biologico. Noi riteniamo che il distretto biologico sia un vero vanto per questa regione. Vogliamo che nasca dalle associazioni, dalla concordia delle associazioni, dalle imprese, un distretto che possa diventare un brand per tutte le Marche, che grazie ai sacrifici e al lavoro di tanti contadini, di tanti agricoltori, noi siamo diventati la regione più biologica d'Italia. Su questo vorremmo che ci fosse un distretto unico, regionale, forte, che diventi anche un momento aggregante e di qualificazione dei nostri prodotti nel mondo. E il biologico è un tema orizzontale che vorremmo che davvero tutti mettessero nei loro prodotti come momento di gratificazione e di valorizzazione del nostro territorio. E poi abbiamo proposto anche di creare i distretti dei prodotti certificati, dei distretti dei prodotti locali, in modo che nascano delle zone omogenee in cui si fa anche promozione, aggregazione, formazione intorno ai prodotti e si metta insieme la filiera, dal produttore al trasformatore a chi fa la somministrazione o la vendita. Voltiamo pagina e torniamo a mercoledì 27 gennaio, la giornata della memoria. 76 anni fa furono aperti i cancelli di Auschwitz dai carri armati dell'esercito sovietico. Si ricorda dunque l'Olocausto, il genocidio nazifascista, uno dei periodi più bui della storia. Il ricordo e la memoria sono fondamentali affinché quegli orrori non si ripetano mai più. Abbiamo interpellato su questo la professoressa e scrittrice maceratese Lucia Tancredi. La giornata della memoria è una giornata in cui bisogna ricordare cose che non conosciamo, perché questo è molto importante. E bisogna conoscere, ricordare tante cose. Mi verrebbe da citare la grande filosofa Hannah Arendt, vale a dire: noi dobbiamo ricordare tutta quella umanità désolée. Lei gioca con la parola francese, che significa due cose:
Désolée significa desolata, cioè piena di disperazione e di dolore, ma desolata significa anche privata della patria, privata di una terra, costretta appunto a in un certo senso migrare della terra del non dove. Hannah Arendt dice che storicamente c'è sempre una umanità inutile, superflua, che in qualche modo viene fatta a pezzi. Quindi la giornata della memoria è il ricordo appunto di tutta l'umanità désolée, che veramente si è ritrovata ad essere inutile. Il suggerimento che posso dare è questo, è ricordare una cosa: il tempo è maschile, lo dice bene una grande scrittrice come Marguerite Yourcenar, dice il tempo è un grande scultore, il tempo è il dio Cronos che divora tutto, ma la memoria è femminile, quindi la memoria è come dire, è una specie di ventre, qualcosa che accoglie, la memoria è inclusiva, la memoria ha una sua matrice femminile ed ha una matrice genealogica, perché secondo me il giorno della memoria è un giorno in cui bisognerebbe parlare di quanto è importante la memoria, per esempio genealogica. Io comincerei per esempio ad insegnare ai ragazzi a raccontare della propria memoria genealogica, ma sarà che io amo i racconti, per me i racconti mettono al mondo il mondo, però in realtà la salute di una persona, di una famiglia, di un popolo è la ricostruzione della propria genealogia. Quindi in realtà è anche attraverso il racconto della genealogia familiare, per esempio, di quello che siamo stati, di quello che siamo ora attraverso chi ci ha preceduto. Secondo me anche questo può essere una bella maniera per cercare le nostre radici e per crescere in avanti. Quanto, quindi, quanto sono sensibili gli studenti a questi temi? Allora, dipende dalla maniera con cui questi temi vengono raccontati, appunto. Beh, in particolare questi dell'Olocausto, insomma della Shoah. Allora, è evidente che questi temi sono diventati argomenti di scuola. Quindi, come dire, tutti i ragazzi sanno che in quinto dovranno affrontare questi temi. Tutti i ragazzi sanno che questi temi si studiano, ormai sono temi che sono nei libri. La giornata della memoria, secondo me, dovrebbe essere raccontata non attraverso le parole, per carità, importanti del manuale. Non deve diventare la lezione della scuola in senso tradizionale. La giornata della memoria, secondo me, è più che altro la giornata della microstoria, più che della grande storia. Vale a dire, la microstoria è quella di andare a cercare i volti, i nomi, le vite vere, le vite vissute, di stabilire proprio con coloro che vogliamo ricordare un rapporto empatico. Sapere che anche loro erano giovani, avevano speranze, indossavano scarpe, cappotti, scrivevano lettere, tenevano diari. Questo secondo me è la memoria che bisogna ricordare, piuttosto che magari spiegare, continuare a spiegare questi argomenti come si farebbe in una lezione normale. Con l'obiettivo che questo non succeda di nuovo. Con l'obiettivo che non succeda di nuovo e soprattutto, ecco, con l'obiettivo che noi tendiamo a dimenticare, ripeto, però tendere a dimenticare anche, io ho avuto molti amici ebrei, di cui due persone che per me sono stati veramente come dei genitori. Ricordo lei, Lidia, la cui famiglia era morta ad Auschwitz, lei non voleva ricordare. Lei, mentre suo marito mi insegnava l'ebraico, lei così proprio tendeva a rimuovere tutto. A volte noi non ricordiamo per tante cose, non ricordiamo perché è una forma di difesa, perché non abbiamo la forza per ricordare certe cose e perché, ripeto, certe forme di rimozione, di semplificazione, di riduzione di quello che è stato, magari per qualcuno è la maniera per andare avanti. Ecco perché io dico che il racconto serve.
E cambiamo nuovamente argomento. Vi proponiamo ora le parole di Don Christoph Strelecki, il nuovo parroco di Santa Maria della Pace a Macerata. Si è insediato da alcuni giorni al posto di Don Gianluca Cerolini, che è diventato parroco ad Appignano. L'intervista è andata in onda su MTV, ve ne proponiamo un brano. Bene, sono stato ordinato il 10 maggio 2008, stavo già diacono all'Immacolata. E dopo alcuni mesi il vescovo Giulio Dori mi ha incaricato come vicario parrocchiale a Santa Croce. Lì ho svolto il mio ministero per 2 anni, collaborando già con la curia. E, dopodiché nell'anno 2010, con delle celebrazioni legate al quarto centenario della morte di Padre Mattorici, il vescovo mi ha concesso la grazia di poter partire come missionario in Cina, quello che desideravo e l'ho chiesto anche. Diciamo che in Cina sono stato da presbitero 7-8 anni quasi, quindi una bella fetta del mio ministero vissuto nella missione, sia facendo il servizio alle famiglie che sono partite per la missione in Cina, sia alle comunità cinesi dove era possibile, nel limite del possibile. Dopodiché da un paio di anni ormai sono tornato nella diocesi, continuo di nuovo a lavorare nella diocesi, nella segreteria del vescovo, poi nel centro storico a San Giorgio in modo particolare. Ecco, e da poco anche il vescovo mi ha chiesto di prendermi cura anche di questa parrocchia, la grande parrocchia, grande famiglia di Santa Maria, Maria della Pace, Santo Stefano, San Michele Arcangelo e Santa Madonna del Monte. Con quali proprio sentimenti, no? Ti avvicini? Ecco, il resto, le tue sensazioni, quali sono? Per quanto riguarda i sentimenti puramente umani, un po' di paura, di senso di inadeguatezza, no? E, guardando i miei limiti, non so come farò questo parroco, come si fa parroco. E il timore del Signore sicuramente, il timore di Dio, perché è comunque si lavora con le anime, sono figli di Dio e bisogna sapere discernere, ecco, fare con timore di Dio questo servizio di aiutare le persone a trovare il Signore, a fare un servizio esatto e non, come dice San Paolo, non spadroneggiate delle pecorelle del Signore e dei suoi figli, ma servite nel Signore. E questo penso che sempre mi aiuterà a pensare a, ecco, di stare nell'umiltà, rispettare tutte le persone, rispettare e quella realtà che ho trovato, anche perché il parroco precedente ha fatto un servizio, un lavoro, e che anche la paura di non voler distruggere quello che uno ha costruito, ma subentrare nel lavoro per contribuire ancora di più, no, nella crescita di questa comunità. Speriamo che il Signore ci aiuti, ecco. E siamo in chiusura di Oltre i Titoli. Prima dei saluti, uno sguardo alle previsioni meteo dal sito della Protezione Civile delle Marche. Previsioni per domenica 31 gennaio sulla nostra regione: cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso in mattinata, con copertura in ulteriore intensificazione dalle ore centrali. Precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di rovescio, più abbondanti durante le ore pomeridiane. Quota neve in graduale abbassamento fino a 1200 metri. Temperature in diminuzione nei valori massimi. Venti deboli o moderati, inizialmente da sud-ovest, e in rotazione dai quadranti settentrionali dalle ore centrali. Mare mosso, al più molto mosso. Previsioni per lunedì 1 febbraio sulle Marche: cielo parzialmente nuvoloso in mattinata, con copertura in aumento dalle ore centrali. Possibilità di deboli e locali fenomeni piovosi nel pomeriggio, più probabili nel settore meridionale della regione. Quota neve attorno ai 1400-1500 metri. Temperature in diminuzione nei valori minimi. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mare mosso. Non si escludono isolate gelate nei fondovalle interni nottetempo e al primo mattino.
Vediamo la tendenza per i giorni successivi, probabili condizioni di tempo stabile nelle giornate di martedì e mercoledì. Ed è tutto per questa puntata di Oltre i Titoli. L'informazione di Radio Nuova prosegue sul nostro sito radionuova.com, sulle nostre pagine social Facebook, Twitter ed Instagram. Da parte di Marco Morosini, grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento con i nostri programmi.